Lascio la parola alla professoressa Tozzi, che è stata, come rappresentante dell'Università dell'Aquila, un altro pilastro da mettere sulla costruzione di una casa dopo quello della Wayne. Okay, io saluto tutti, non ripeto, tutte le autorità, tutti, e soprattutto i ragazzi. La nostra Università dell'Aquila ha puntato molto sull'internazionalizzazione. Sono molto contenta di vedere che anche l'ITS sta partecipando, perché pochi sanno che cos'è l'Istituto Tecnico Superiore. Adesso io parlo un po' di una cosa che non mi compete, perché io sono università, però pochi sanno che l'ITS ha questo nome strampalato in Italia, ma è un quinto livello. Il quinto livello è un titolo terziario, quindi paragonabile alla formazione terziaria, quindi universitaria. È un primissimo gradino della formazione universitaria, molto proiettata al lavoro, allo stage e alla preparazione tecnica, perciò Istituto Tecnico Superiore, e in Europa è chiamato il quinto livello the missing link, no, il link legato, no, mancante tra mancante. L'università e la scuola professionale. Tanto bene, ho appena finito, domani si conclude un progetto strategic partnership che ho fatto nel comunitario, in cui ho proprio proposto il primo in assoluto ITS internazionale con il doppio titolo. Quindi nell'ITS Energia dell'Aquila abbiamo fatto, lo dico perché proprio questo va direttamente nel passo successivo, quindi invito il presidente dell'ITS di consultare anche l'ITS con l'energia per vedere come impostare un titolo internazionale. Quindi voi avete già cominciato con l'inglese, con questo corso di inglese, è opportuno andare verso il doppio titolo. Perché la mobilità, quando si parla di mobilità, si pensa sempre, tutti hanno in mente solo l'Erasmus. Non è l'Erasmus, l'Erasmus è una delle tante cose, è uno degli strumenti. Ma la mobilità vera, e si parla di mobilità di studenti, lavoratori, deve essere la capacità dei giovani, ma di tutti, di essere a proprio agio in qualunque ambiente si trovi. A proprio agio significa saper far valorizzare e far valere le proprie competenze. Ora noi, Italia, adesso mi metto a difendere un pochino l'Italia, perché la trattiamo sempre tanto male, abbiamo tanti problemi, tanti difetti, però abbiamo una formazione universitaria superiore di tutto rilievo. Tanto che, adesso arrivo e finisco subito, abbiamo già diverse lauree internazionali. Lauree internazionali significa che uno studente che fa un determinato percorso di studio con una mobilità obbligatoria, con un curriculum ben definito, prende il titolo delle due università, due o tre università nelle quali ha costruito la propria carriera. Noi ne abbiamo già otto che stanno funzionando molto bene, sono molto, anche molto famose, riceviamo richieste di studenti di tutto il mondo. Ovviamente i corsi sono fatti in inglese. Adesso stiamo mettendo su, finalmente, ne parliamo da tanto tempo, una laurea doppio titolo di laurea magistrale. Altra parentesi, quando il professor De Benedictis parla di master, non è il master italiano, significa laurea magistrale, quindi laurea di secondo, perché il master italiano fa un sacco di confusione, questa terminologia che è sbagliata, perché il master italiano non c'è niente a che vedere con la laurea magistrale. Allora, una laurea magistrale di ingegneria meccanica. Questo significa che noi università metteremo diversi soldi a disposizione sia degli studenti americani che degli studenti italiani per la loro mobilità. In genere in una laurea magistrale si prevede una mobilità di un anno. Quindi un anno si fa a casa propria, diciamo, quindi gli americani a casa loro e gli italiani qui, e un anno nel partner. Poi faremo degli accordi sulle tesi di laurea, va bene, questa è una cosa ancora da definire. E ovviamente tutto quello che si fa a casa propria è riconosciuto automaticamente nell'altra sede, perché lo studente viene iscritto al secondo anno nell'altra sede. Una cosa molto importante, e questo lo dico agli studenti italiani, è che invece di pagare quanto pagano di tasse, ognuno paga le tasse a casa propria, per cui gli italiani continuano a pagare le tasse che rispetto alle tasse americane sono veramente ridicole, diciamo così. Ecco. Quindi lo studente italiano è vantaggiato. Ha questo corso che gli permette di affrontare gli studi come devono nella propria università, perché il TOEFL preso qui
vale nell'Università di Wayne, ha la possibilità di lavorare, di studiare in un posto dove c'è l'industria meccanica in assoluto in piena ripresa, e questo vale anche per gli studenti dell'ITS, non sto parlando a livello generale, ha la possibilità di prendere un titolo doppio, quindi di spendere per la propria laurea sia negli Stati Uniti che in Italia e quindi in Europa, perché un titolo italiano significa anche titolo europeo, e quindi come l'altra studentessa che è diventata capo di un gruppo di ricerca, ha preso il dottorato, ci sono molte possibilità. Questo non significa che noi stiamo dicendo che prendiamo i nostri studenti e li buttiamo via, no, assolutamente no. Noi stiamo dicendo semplicemente di, volendo e vogliamo costruire una mobilità di studenti che sia a bilancio pari, cioè se va via due studenti nostri bravi, ma acquistiamo due studenti bravi, a livello di politica, di economia culturale è un bene. La mistura di metodologie di studio, di metodologie di insegnamento, di metodologie di ricerca è sempre una cosa positiva. Quando questa mistura, chiamiamola così, si fa non cercando un massimo condivisore che potrebbe essere uno, ma quando si cerca un minimo, almeno un minimo comune multiplo, io dico un comune multiplo, più grande del minimo comune multiplo. E questo ha dato frutti e sta dando frutti dappertutto. Quindi intanto cominciare a studiare l'inglese, che è la base principale, e dopo ne parliamo. Quindi ci sono tanti progetti in giro, tante cose che stiamo facendo e proseguiremo. Mi fermo qua. Ai ragazzi, come aveva detto il sindaco prima, ha fatto un attimo una sorvolata su quelle che sono le aspettative in un paese piccolo come questo, e io ho detto negli anni passati, quando facciamo il test per il TAFOL, per quelli che poi lo superano e partecipano qua, dico sempre, come ho detto anche a voi, che chi viene a Gagliano, parafrasando il film di Alessandro Siani, piange due volte. Quando arriva, perché avete visto un piccolo paese, però vedo che dopo due giorni vi siete già integrati, ma soprattutto quando ripartite, perché io, ecco, c'è l'amica nostra che è stata una collaboratrice della RAI al Cairo, che adesso ci sta facendo delle riprese, poi queste cose le rimetteremo sul video, ma soprattutto quando ripartite, perché vi rimarrà impressa per sempre un'esperienza didattica, ma soprattutto un'esperienza di vita, e conoscere tanti ragazzi che vengono dagli Stati Uniti d'America e passare insieme a voi un mese studiando, litigando, ridendo, mangiando e facendo tutto. Grazie, passo la parola al professor Totaro. Anche perché 5 matrimoni ci sono stati in questi anni, eh? Grazie Pasquale. Pasquale è un vulcano, quindi non serve aggiungere altro. Raffaele ha precisato che è il motore di tutto. E lo merita. E io sono commosso questa sera perché per la prima volta non vedo seduto nella prima fila Michael. Ma ce l'abbiamo nel cuore. Certo. Ce l'abbiamo nel cuore e speriamo che già dal prossimo anno sia ancora tra noi. Normalmente quando io comincio il mio corso a ingegneria, insegno ingegneria geotecnica, dico ai ragazzi che un ingegnere non sarà mai un bravo ingegnere se non conosce la storia e la geografia. Non sarà mai un bravo operatore se non conosce almeno un'altra lingua. E racconto un aneddoto, un colloquio fra un monaco anziano e una persona colta, che a un certo punto gli chiede: ma questo mondo è migliore o peggiore del mondo passato? E il monaco gli risponde: non è né migliore né peggiore, è solamente molto più complesso. E allora noi uomini di questo tempo dobbiamo affrontare questa complessità. Come facciamo? Ma ci sono almeno tre requisiti importanti. Il primo è affrontare le cose con umiltà. Il secondo
e affrontarli con creatività. Noi abbiamo bisogno di creare. L'altro aspetto importante è affrontarlo con coraggio. Molte volte ci siamo soffermati, no? Sul fatto che forse bisognerebbe istituire una scuola di coraggio, una scuola che possa far diventare noi uomini più resilienti, cioè uomini che sono capaci di reagire migliorandosi a quelle che sono le disavventure umane che possono essere generate dalle calamità oppure dalla vita sociale. E poi, consentitemi, ci vuole anche un po' di essere visionari. Bisogna guardare a qualcosa che non c'è, ma bisogna che ogni tanto si faccia anche un po' di illusioni. E allora, un altro aspetto che credo che questa scuola estiva è importante per ribadire che l'educazione è una cosa importantissima nella vita. E c'è ancora, leggendo questo libro di questo monaco, che dice: l'intelligenza ti fa andare avanti con l'educazione, ma poi aggiunge: l'educazione ti fa andare avanti senza l'uso dell'intelligenza. Ed è un concetto bellissimo. E visto che qui siamo nella terra di San Francesco, a quattro passi c'è un monastero bellissimo, c'è le ampolle del sangue di San Francesco. Beh, lui, quando doveva dire qualcosa ai suoi discepoli, in particolare, singolarmente o collettivamente, diceva: iniziate ad occuparvi delle cose quotidiane, poi delle cose possibili, e vedrete che riuscirete a fare anche le cose impossibili. Io penso che questo insegnamento di San Francesco deve essere una guida per tutti noi, e penso che tra le cose sicuramente andrete a visitare il monastero, sicuramente forse ci sarà spazio per raccontare un po' la storia di questo santo, che secondo me non dovrebbe essere mai dimenticato. Un augurio a tutti voi, che avete già fatto uno sforzo per partecipare alla selezione, adesso siete qui, pensate ecco alla visione dell'anno prossimo, quando credo professoressa Dozzi ci saranno ancora delle borse di studio per andare a Detroit, no? Ne mettiamo sempre 2, 3, 4, tutti gli anni. L'anno scorso purtroppo non sono state fatte domande, cioè ci sono i soldi per andare, quindi tenete a bada sul web queste cose, perché è importantissimo. Auguri a tutti, un benvenuto a tutti gli americani, e good time for the next days, ok? Vorrei chiamare qui per un saluto per veloce, innanzitutto un amico, e che comunque rappresenta un nuovo corpo. Come diceva Mario, l'abbiamo sempre visto qui in questa che è stata una scuola del Corpo Forestale dello Stato, che io mi onoro di aver, come dire, 29 anni fa firmato quella concessione, quella convenzione con il Ministero dell'Agricoltura. E lui rappresenta adesso la responsabile, che in questo momento non c'è, la dottoressa Marta De Paulis. Donato, se puoi venire qui per un saluto. Buonasera a tutti, sono brigadier capo Donato Di Marzio del reparto biodiversità dell'Aquila. Ora in nuova veste di carabiniere forestale. È cambiato l'incarto, ma il prodotto è sempre lo stesso, almeno qui, in questa sede. Ho il piacere, non lo vedo, ma so che c'era il dottor Ranieri fra il pubblico. Lui è tra, oltre tutte le personalità che sono qui al tavolo, io devo ringraziare anche il dottor Ranieri, che credo sia tra i soci fondatori di questo progetto. Lui ci ha creduto,
e ha fatto sì che questa struttura, quando era diretta da lui, ci mettesse tutte le energie necessarie. Io sono alquanto emozionato perché in questa fase, come dire, guardo la struttura e noi non ci siamo più, e quindi no, un po' mi viene così un po' di tremore. Dall'altra invece c'è che guardo i ragazzi e sono fantastici in questo senso. Credo che la Forestale, posso dire a nome del maggiore Marta De Paolis, di cui vi porto i saluti, gli abbracci, le scuse perché non può essere stato di causa forza maggiore. Di fatto credo che ci sentiamo, ne abbiamo parlato in questi giorni, come, per dirla in termini forestali, come se avessimo fatto da tutor, da sostegno, quando si mette un seme, quando si mette una piantina. Loro sono tutti quelli che hanno fatto sì di mettere a dimora un progetto e noi siamo stati il sostegno. Non so se il dottor Ranieri mi sente, perché so che è un po' lontano, e ora siamo come quando viene tolto il tutor da una pianta. La pianta è cresciuta, ha radicato, è matura, può andare da sola e non c'è più bisogno del sostegno. E quindi noi ce la guardiamo da questo lato, ce ne usciamo soddisfatti del nostro lavoro e di quello che abbiamo fatto e a quello a cui abbiamo partecipato, e i frutti, ora la pianta è fiorita, è piena di fiori, è piena di frutti e può andare tranquillamente avanti da sola. Un grazie a Mario per le parole di stima e a Pasquale e a tutti gli altri. Un ringraziamento a tutti voi, considerato che magari arrivano dei soldi per ristrutturare, considerato che magari in Italia riscrivere una convenzione non è mai così, poi non è così difficile, magari torniamo, magari torniamo. Per ora in bocca al lupo a tutti e un abbraccio. E noi vi aspettiamo. Prima di chiamare, perché poi ci avviciniamo a un periodo un po' più, come dire, un momento un po' più leggero, e volevo ringraziare per il lavoro appena cominciato, che sicuramente sarà un lavoro abbastanza interessante in questo mese, e la tutor, la dottoressa Emilia Costa, anche il tutor Giovanni Mancola e Sandra Milone. Allora, io, visto che si è parlato di meteorologi, si è parlato di ingegneria, io chiamerei qui per una, come dire, un intervento veloce il dottore Antonio Maffei e anche il professor Zobel, che si occupa di ingegneria meccanica all'Università dell'Aquila. Buonasera a tutti, grazie di averci invitati, ringrazio la professoressa per l'endorsement e la grande e chiara presentazione dell'ITS. Io rappresento una fondazione che si occupa di formazione terziaria post diploma per ragazzi che si vogliono specializzare nella meccanica. La nostra fondazione è una partnership forte tra soggetti pubblici e i privati sono rappresentati da aziende del settore meccanico, meccatronico, automazione, molto presenti, se, almeno per gli abruzzesi dovrebbero saperlo, nella zona da cui io provengo, la zona di Lanciano, provincia di Chieti. Noi abbiamo creduto dall'inizio, diciamo, del nostro percorso in questo progetto, tanto è vero che i primi anni noi mandavamo i ragazzi in Inghilterra a fare un corso intensivo di inglese, ma poi che questa iniziativa bellissima ci è stata presentata dal mio collega Tonino Di Toro, che già conosceva da alcuni anni
l'iniziativa che si teneva a Gagliano, abbiamo deciso di provare quest'altra strada, anche se il corso era un corso fatto in Italia. E quindi preferire il residenziale nel nostro paese piuttosto che l'esperienza all'estero. E devo dire che dopo 3 esperienze fatte qui a Gagliano, noi non solo non ci siamo pentiti della scelta fatta, ma riteniamo che questa è un'opportunità grandissima che noi diamo ai nostri studenti. E questo perché le aziende che fanno parte della nostra fondazione ritengono che l'inglese come soft skills è una delle competenze fondamentali oggi per entrare nel mondo del lavoro. E quindi, anche se i nostri ragazzi non frequentano un percorso universitario, riteniamo di dargli questa grande opportunità, cioè di venire qui a Gagliano, dove non solo terranno e seguiranno un corso molto professionale che abbiamo condiviso e progettato con il professor De Benedictis ad hoc per il nostro tipo di corso, ma avranno soprattutto un'esperienza umana e di vita. E questo è il grande valore aggiunto che riteniamo di offrire ai nostri studenti. Quindi per questo noi vi ringraziamo. Grazie per l'invito, ringrazio il dottor Casale, sono Pierluigi Piemonte Zobre dell'Università dell'Aquila. Porto i saluti del mio direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Informazione, il professor Walter D'Ambrogio, che purtroppo non è potuto essere presente. Ringrazio, lo cito tra l'altro perché diciamo, è coinvolto attivamente, il professor Michele Anatone, che insieme a Anna Tozzi stanno portando avanti questo progetto di collaborazione con la parte di ingegneria meccanica, che noi ci auguriamo realmente possa avere spazio, perché vogliamo diciamo, creare anche noi un doppio titolo. E tra l'altro abbiamo stabilimenti importanti di FCA in Abruzzo, Sevel è uno stabilimento diciamo, di un certo peso nella galassia FCA, FCA ha un centro importantissimo a Detroit, quindi vedo diciamo, delle ottime sinergie. Quindi mi auguro che le cose possano andare avanti in maniera spedita e soprattutto con buoni risultati. Sono dispiaciuto che l'anno scorso è andato vacante il bando, qui però dobbiamo lavorare un po' tutti anche come università per riuscire a, diciamo, a creare le condizioni perché i nostri studenti possano, fra virgolette, avere anche un po' più coraggio. Qui parlo ai ragazzi. E mi fa piacere vedere tanti ragazzi italiani, tanti ragazzi americani. Il mondo è un'opportunità. Io ho una certa età, quindi a un certo punto il vecchio lascerà spazio al nuovo. Il nuovo siete voi. Ma le opportunità vanno colte. Bisogna avere coraggio, bisogna impegnarsi e bisogna crederci. Ecco, queste opportunità sono importanti. Mi rifaccio a ciò che ha detto Gianfranco, il mondo è complicato, queste esperienze in cui culture diverse si confrontano, a volte in maniera amichevole, a volte con un forte senso di appartenenza, a volte forti di alcuni punti legati al loro appartenere a un paese, sono importantissimi perché la capacità di comprensione reciproca è una chiave di sviluppo che sarà sempre più importante per il futuro. In Italia abbiamo delle difficoltà, come sapete, e questa chiave di sviluppo purtroppo non è ancora percepita dalla nostra popolazione. E quindi il nostro futuro sarà legato al fatto che i nostri giovani riusciranno a capire, sì, certo, il bello della diversità, ma riusciranno a penetrare e a diciamo, avere una capacità di interpretazione di diverse culture. Tra l'altro questo ci dà delle opportunità importanti. Io qui volevo lanciare uno challenge, come dicono gli americani, perché qui siamo in un posto fantastico, difficilissimo da raggiungere,
Poi tra l'altro mi ha fatto molto piacere il doppio, diciamo, il fatto del piangere due volte quando si arriva e quando si va via. No, perché c'è un detto simile per chi va in barca, che ci sono solo due momenti piacevoli: quando uno acquista l'imbarcazione e quando riesce a venderla. E quindi un sorriso perché... ecco, io sarebbe interessante che magari in prospettiva riuscite a far lavorare qualche ragazzo con qualche idea di sviluppo del territorio. Anche perché i ragazzi sono una fonte importante di idee, e forse io sono convinto che possono uscire delle idee, delle prospettive per il futuro, per questo territorio, ma per questi territori interni dell'Abruzzo, queste aree montane che purtroppo hanno un futuro difficile, ma dobbiamo capire e individuare delle vocazioni, perché ci sono. Voglio dire, sapete tutti che ci sono degli imprenditori italiani che sono inventati la Wellness Valley e hanno avuto successi in tutto il mondo, quindi non riesco a capire per quale motivo noi, con delle risorse naturali incredibili, non riusciamo a fare, voglio dire, almeno un piccolo passo in una certa direzione. Quindi io vi lascio con questo augurio e con l'augurio di fare un'esperienza importante che vi porterete dietro per tutta la vita. Buon lavoro a tutti, grazie. Sto per dare la parola all'ospite d'onore, ospite graditissimo, a portavoce dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America qui a Galliano. È una cosa che veramente ci onora, e per me è stato un bel momento, due settimane fa, lì alla residenza dell'ambasciatore, aver rivisto Anne-Marie Elmetti, aver rivisto la Federica Menichelli, Carmela Cirami, e quindi tutte persone conosciute dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America grazie a questo progetto. Io due anni fa ho avuto il privilegio, da parte del presidente della regione, di organizzare la visita dell'ambasciatore Phillips all'interno del palazzo della regione Abruzzo, e mi chiese la sua collaboratrice di organizzare il tutto. L'unica cosa che ho potuto fare, non potendo entrare nelle questioni ovviamente politiche, è quello di aver chiamato 15 studenti dell'Aquila e 15 studenti della D'Annunzio che sono passati qui, e far parlare ed esporre all'ambasciatore degli Stati Uniti d'America, da parte di tre ragazzi dell'Università dell'Aquila, la loro esperienza qui e la loro esperienza a Detroit. L'ambasciatore ha apprezzato moltissimo questa cosa qua, tanto che tre giorni dopo mi mandarono una email per invitarmi lì a ringraziarmi per questa cosa qua. Sono io che ringrazio voi, siamo noi che ringraziamo voi, perché siete sempre presenti. È mancato una sola volta che facemmo l'inaugurazione il 4 luglio, che era la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, sbagliamo, però fu così. Quindi avere i vostri cittadini qui, avere una bandiera qui sopra e avere la vostra presenza è veramente significativo di che, come dire, io quando vado in America, la prima volta che sono andato in America e sono entrato negli Stati Uniti, mi ha impressionato la grande quantità di bandiere americane che stanno ovunque, nelle rivendite di automobili, dovunque, ma soprattutto la notte, passare con la macchina e vedere una bandiera con un riflettore che illumina la bandiera che svendono è veramente una cosa molto bella, che ti fa sentire parte di un territorio. Purtroppo noi in Italia le bandiere le cacciamo quando gioca la nazionale italiana, e quest'anno non abbiamo fatto manco questo, quindi voglio dire. Allora, dopo l'intervento della dottoressa ci saranno delle ragazze che ci vogliono leggere velocemente dei bigliettini, dopodiché vi presenterete a uno, nome, cognome e università e che cosa studiate, sia voi che i ragazzi americani. Dottoressa, a lei il microfono. Siccome ho insistito affinché lei e il marito rimangano qui questa sera, domani facciamo fare un giro nella Valle Subequana per conoscere il territorio, sperando che al di fuori della veste di diplomatica possa venire con suo marito a trovarci un weekend e farvi vedere delle cose ancora più belle. Grazie.
Grazie, grazie. Signor Sindaco, signor Vice Sindaco, cari professori, autorità, egregi signori, cari studenti, and my fellow Americans. Buonasera. Sono Lilian De Valcourt-Ayala, portavoce dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Lavoro a Roma e sono veramente lieta, veramente sento un grande onore essere qui con voi stasera. È un piacere non soltanto professionale, ma anche personale essere qui e vi spiego perché. È un piacere professionale perché faccio parte di un gruppo dentro il corpo diplomatico americano e noi abbiamo la specializzazione di affari pubblici. Che vuol dire quello? Vuol dire che lavoriamo nell'ambito di scambi culturali e relazioni con la stampa. E per noi questo tipo di corso, questi tipi di corsi, di scambi fra studenti italiani e studenti americani ci fanno un immenso piacere e siamo molto orgogliosi di tutti voi. E vi dico questo perché io ero studentessa americana in Italia 25 anni fa, sembra ieri veramente. Ho studiato scienze politiche e letteratura italiana all'Università di Firenze negli anni 90 e devo dire che quell'anno, quegli studi hanno cambiato la mia vita e perciò ho deciso di seguire questa strada, diventare diplomatica. Quegli anni erano interessantissimi in Italia attraverso i corsi di scienze politiche. Ho visto la nascita del partito politico Forza Italia, ho visto la vittoria di Berlusconi. Ho deciso di leggere letteratura italiana di quei scrittori che hanno viaggiato negli Stati Uniti, Cecchi, Soldati, e per me, soprattutto quel libro di Soldati intitolato America, il mio primo amore, Italia è diventata per me il mio primo amore e perciò mi fa un grande piacere essere qui con voi. Grazie. Questi bei ricordi e perciò il mio messaggio per gli studenti, the Italians, good luck. I hope this is not the last class that you have in English, and if you come to study in the United States, which I hope we can help you do, that you have that you're very welcome and that you have a chance to learn about our country from the inside. Because we're not necessarily how we may seem from the outside. E agli studenti americani, studiate, lavoriate, ma soprattutto divertitevi, perché questa è veramente un'esperienza unica. Good luck. E come voi gli italiani dicono sempre in bocca al lupo, ma dall'inizio voi dovete sapere come rispondere. No, credo no. Non è grazie. Crepi il lupo. Grazie mille.
Vorrei anche ringraziare a Pasquale l'invito speciale, veramente è stato un piacere. 2 settimane fa all'ambasciata, o la residenza dell'ambasciatore, ricevere questo caro invito. Grazie mille. Grazie per essere venuta, ma l'anno prossimo mi riceverai un altro invito.